La solidarietà è servita a Sant'Elpidio a Mare nelle Marche. Gli studenti di una scuola alberghiera preparano il pranzo ad anziani in difficoltà. L'inviata Isabella Schiavone. Mettere in pratica i propri studi dedicandosi ad un progetto di solidarietà. A Sant'Elpidio a Mare, nelle Marche, gli studenti della scuola alberghiera Carlo Urbani da lunedì al venerdì preparano e servono il pranzo ad anziani indigenti e spesso soli, selezionati dal comune. Abbiamo fatto pesce, il risotto con piselli e seppie e la trota salmonata al cartoccio. I menù sono studiati appositamente per la terza età e cambiano ogni giorno. Valorizziamo i prodotti del territorio e ci occupiamo anche delle esigenze di signori anziani, musulmani, vegani, celiaci. Gli studenti dalle 9.30 sono impegnati in cucina. Tra di loro ci sono anche ragazzi con difficoltà. Ci danno la possibilità di fare pratica, di mettere in pratica ciò che studiamo in classe, come se fossimo loro nipoti. Così. Noi allora li aiutiamo offrendogli un pasto caldo. C'è una persona anziana alla quale ti sei legata di più? Sì, Alba, perché è un'anziana dolcissima, simpatica. Un momento di socializzazione attorno al cibo che fa sentire questi anziani meno soli e coccolati. È come se stessi su un albergo 4 stelle. Non penso alle cose mie che ho passato nella vita, stando qui, stando con altre persone, non ci penso e mi allegro invece di arrendermi.